Buon mercoledì pomeriggio e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con il programma Che genere di parole. Siamo su Radio Femminile Plurale, la prima radio della Conferenza Donne Democratiche Toscana. Io sono Antonella Gorgerino e insieme a me c'è Serena Sechi. Anche oggi siamo qui ad affrontare insieme i temi legati al linguaggio. Ciao Serena! Buon pomeriggio Antonella, buon pomeriggio a chi ci sta ascoltando. Un saluto affettuoso a tutti e tutte coloro che ci hanno inviato un sacco di messaggi su quello che è stato il tema della scorsa settimana, voluto assolutamente dal nostro pubblico, che è la tematica del gaslighting, una forte violenza psicologica che viene messa in atto per creare dubbi nella mente dell'altro. Invito chi non avesse seguito la scorsa puntata a ricercarla su YouTube come puntata appunto precedente a questa, perché io e Antonella abbiamo fatto una piccola introduzione su quanto è diffusa questa tipologia di violenza, su quanto sia veramente insidiosa perché fatta di silenzi ostili alternati a parole estremamente pungenti che vanno a manipolare mentalmente la persona abusata. Oggi con noi abbiamo due nostre ospiti che sono già stati presenti nelle nostre scorse puntate all'inizio proprio del nostro percorso. Abbiamo lo psicoterapeuta Jacopo Pianpiani dell'associazione Lui di Livorno e abbiamo l'avvocata Sara Spadafora, consigliera comunale del comune di Cesano Maderno. Benvenuta e benvenuto. Buon Buongiorno, buon pomeriggio. pomeriggio a tutte e tutti, grazie. Ci fa molto piacere riavervi qui, quindi un bentornato e una bentornata. E vorremmo insieme a voi percorrere questa puntata parlando del gaslighting, ma in due chiavi. Una dal punto di vista psicologico e una dal punto di vista giuridico. Jacopo, puoi iniziare tu a dirci qualcosa su questa forma di abuso? Beh, sì, innanzitutto ringrazio per l'invito e vi ringrazio anche per la puntata precedente che avete fatto su questo tema che mi è sembrato molto, molto fruibile e accessibile dalle persone. E, allora, gaslighting è appunto, nasce come termine perché deriva da un'opera teatrale e poi è stato spostato anche nella cinematografia dove appunto c'era questo marito, guarda caso, che aumentando e diminuendo l'intensità della luce, il gas appunto della luce, perché all'epoca non c'era l'elettricità, aveva iniziato a far impazzire letteralmente la propria moglie, che appunto diceva: "Ma la luce è più bassa, no, ti stai sbagliando, ti ricordi male te, guarda che non è così." Quindi questo per dire cosa? Come funziona questo fenomeno? Ecco, quindi è una manipolazione psicologica che viene messa in atto da una persona nei confronti dell'altra, dove tra i due c'è anche una relazione importante, talvolta appunto sentimentale. Quindi se io, ad esempio, marito, ti dico che tu stai sbagliando, ti ricordi male, non è successo così, sei te nell'errore, su una persona, io sono una persona affettivamente importante per un'altra. È ovvio che può avere un valore maggiore quello che dico io alla mia partner e quindi può, come dire, innescare un maggior senso di insicurezza per chi lo riceve e quindi mettersi in discussione fino a non credere più in quello che uno aveva percepito. Quindi questa modalità ben si innesta in un quadro più generale di violenza di genere. Quindi quando uno va a lavorare appunto con la violenza di genere, molto spesso riscontra queste modalità che vengono messe in atto. E quindi è importante sensibilizzarsi su questo fenomeno, anche non solo per chi appunto è in una situazione di questo genere, appunto, ma anche come prevenzione per non metterlo in atto, quindi per non farlo in qualsiasi tipo di relazione. Ovviamente appunto le conseguenze quali sono? Appunto forte insicurezza, nei casi più estremi anche depressione da parte di chi lo riceve, e non si riesce più a capire quale sia la realtà, quindi si mette in discussione ciò che una persona percepisce.
questo è grosso modo, diciamo così, il gaslighting. Ci possono essere esempi pratici, come avete fatto voi anche nella puntata precedente, come non l'ho mai detto, te lo sei immaginato. Quindi, come dire, volgarmente si direbbe, no, rigirare le frittate, dove appunto una persona che viene attaccata o si sente attaccata su qualcosa cerca subito di trovare delle scuse, anche delle bugie per ribaltare la verità, ribaltare la realtà a discapito di chi ha fatto presente una certa cosa. Io non vorrei andare a dritto, senza... vorrei... Ma, ecco, invece vorrei magari una piccola precisazione, se ti va di darcela, cioè sulla differenza magari fra quello che può essere il fenomeno del gaslighting e quelle che sono magari le parole, espressione di rabbia momentanea, ecco. In un litigio, intendo. Allora, la grande differenza, ed è anche molto difficile da poter, come dire, cogliere, un po' per il fenomeno in sé per sé, ma anche per il fatto che è difficile vedere nel tempo, perché il grosso problema sta nella sistematicità, nella ripetitività, nella che una persona mette in atto questi comportamenti a discapito di un'altra. Quindi può avvenire anche a distanza di tempo. Io credo, mi sento di dire, che questa modalità di, appunto, messa in discussione dell'altro o dell'altra è proprio quasi una forma mentis e anche abbastanza culturale. Nel senso che, ad esempio, lo dico per stereotipi, molto spesso noi uomini veniamo cresciuti come dobbiamo essere forti e sicuri di noi, mentre le donne dovrebbero essere più fragili. Ecco che quello che dico io come uomo non è indiscutibile, è la verità, mentre quello che dice una donna, beh, allora sì, si potrebbe anche mettere in discussione. Quindi è anche un, come dire, come siamo come veniamo educati dalla società e dalle persone a noi care, che ci porta a mettere in atto sistematicamente questi comportamenti, e in particolar modo nelle nostre relazioni più intime. Quindi la sistematicità può avvenire anche a distanza di tempo, no? Nei maltrattamenti, ad esempio, in quei reati che si configurano come maltrattamenti, se una persona ha compiuto degli atti a distanza di anni, vengono comunque, e non ha subito delle conseguenze penali o quant'altro, vengono comunque tenuto di conto se oggi viene fatto un comportamento simile o analogo. Quindi anche per il gaslighting stessa cosa, perché il gaslighting è una forma di violenza di tipo psicologica e che si innesta nelle altre forme di violenza all'interno della, più generale, della violenza di genere. È una fetta del problema, ecco, per dirlo in maniera più semplice. Bene, grazie Jacopo per il tuo contributo. Sara, stessa domanda a te, se vuoi darci una definizione di gaslighting, se vuoi inserirlo nel discorso del reato. Sì, intanto rinnovo anch'io i saluti e i ringraziamenti per l'invito, mi fa molto piacere, ma soprattutto per portare, insomma, alla luce questi temi. Questa è una forma di violenza davvero subdola, che forse ancora in pochi conoscono realmente, e una difficoltà di queste forme subdole di violenza sta proprio nel fatto di saperle riconoscere, quando invece riconoscere la violenza è assolutamente il primo passo poi per proteggersi dal punto di vista delle vittime, ma anche dal punto di vista degli operatori o da tutti gli attori coinvolti, insomma, in questo sistema di protezione. Poi è proprio il punto di partenza, riconoscerla. Quindi sicuramente parlarne non può che diffondere, insomma, informazioni sicuramente utili a chissà quante persone. Allora, per quanto riguarda il mio ambito di competenza, allora posso dire che sicuramente non è inconsueto riscontrare, quindi soprattutto, come anche giustamente diceva Jacopo, in contesti familiari che sono comunque connotati da legami sentimentali particolarmente intensi, come un contesto familiare, appunto, quella condizione di soggezione psicologica in cui si ritrova la vittima. E il nostro
codice penale diciamo che non persegue però specificatamente questo reato, il reato di gaslighting, insomma, o di manipolazione psicologica, però sicuramente è una fattispecie, una condotta, insomma, che si può ricondurre sotto fattispecie già esistenti nel nostro codice. Sicuramente, come anche citato giustamente da Jacopo, viene subito in mente il reato di maltrattamenti contro familiari conviventi. A me verrebbe anche da dire, anche se va sempre precisato che ogni che va valutato, insomma, si deve valutare caso per caso, che un atteggiamento del genere, un atteggiamento manipolatorio come quello che abbiamo descritto, possa essere addirittura un preambolo anche di poi atti persecutori, pur essendo poi una diversa fattispecie, insomma, come sappiamo. Posso descrivere senza, insomma, annoiare con troppi tecnicismi quello che è però il reato di maltrattamenti in famiglia. Allora, il reato di maltrattamenti in famiglia è un reato contro familiari conviventi, anzi, ripetiamo in maniera corretta, è un reato che si dice abituale, cioè è un reato che si costituisce di condotte proprio vessatorie che, prese singolarmente, potrebbero anche non essere perseguibili e quindi magari è difficile appunto riconoscere dalla stessa vittima, insomma, che sta in realtà subendo dei maltrattamenti, ma queste continue condotte vessatorie, insomma, assumono il carattere illecito proprio in ragione del loro protrarsi nel tempo e è un reato che comunque è integrato anche quando queste sistematiche, quindi reiterate condotte violente e sopraffatrici, insomma, sono intervallate anche da momenti in cui non ci sono condotte con queste connotazioni, quindi violente, vessatorie, eccetera, ma sono intervallate, certo, da assolutamente momenti di normalità della vita familiare, diciamo, anche momenti gratificanti, e questo sicuramente può confondere la vittima e la può destabilizzare. Non è facile quindi riconoscere molto spesso di essere vittima di un maltrattamento, di una violenza psicologica, soprattutto quando non c'è assente quindi anche in un contesto di maltrattamenti la violenza fisica. Allora diventa davvero molto difficile spesso riconoscere di essere vittima. È per questo che apro una piccola parentesi, perché è un argomento davvero molto vasto, perché è importante che tutti i soggetti, insomma, tutti gli attori poi coinvolti siano davvero formati e preparati, quindi a far emergere anche queste forme più sottili di violenza. Se mi posso inserire, ringrazio Sara perché mi ha fatto venire in mente, no? Parlando ora degli atti persecutori, mi è venuto in mente un po' la violenza, no? Che la dovremmo un po', come dire, rappresentare come un iceberg. Molto spesso la punta è la violenza fisica perché si vede, ma esatto. Noi oggi stiamo parlando un po' negli atti persecutori, ma nel gaslighting, nel catcalling, nel comunque diciamo a comportamenti violenti di matrice più psicologica, sono invece la base di questo iceberg. Quindi prima si vanno a costruire questi comportamenti sottili, subdoli, di cui la persona inizialmente neanche si rende conto bene, e poi piano piano si va a formare l'iceberg e si vede la punta, che va a sfociare appunto molto spesso nei comportamenti violenti di tipo fisico. Ecco, scusatemi, quello che diceva Sara mi ha fatto venire in mente questo. Anzi, la ringrazio dell'intervento perché... No, certo, perché appunto... No, hai fatto bene, il punto è proprio questo, è che la violenza psicologica, diciamo che in tutte le varie forme di violenza di genere si può dire che sia sempre presente, è proprio quella fisica che non è detto che venga agita, e quindi quando non è agita rende effettivamente più difficile, ecco, per la vittima, insomma, capire quello che sta subendo, ecco, e quindi chiedere aiuto. Sì, e per riallacciarmi al discorso che facevi, secondo me se ne deve più se ne parla e più ci si sensibilizza e ci si consapevolizza di che cosa si vuole andare a fare. Cioè, ad esempio,
con il lavoro che facciamo noi dell'associazione LUI con gli autori di comportamenti violenti, cerchiamo proprio di fare questo nei famosi percorsi rieducativi con gli autori, cioè, ok, guarda, la violenza è questa, nelle varie forme, fare esempi pratici, no? Come abbiamo fatto prima le frasi sul gaslighting, in maniera tale che la persona dice, ah, ok, questo che io ho sempre fatto si chiama così, gaslighting, piuttosto che, ora sei a un bivio, puoi scegliere, vuoi continuare a fare così? Ok, vai incontro a queste conseguenze anche legali. Non lo fai? Ok, vai incontro a quest'altro tipo di percorso. Scegli te, quindi rendere consapevole, ora io parlo degli autori, ma questo sì, rendere consapevoli perché deve essere rivolto anche ai ragazzini, cioè dallo zero ai 100 anni, ecco. Certo. Infatti, vi saluto anch'io, vi do il benvenuto nella nostra trasmissione per esservi un'altra volta, insomma, essere qui con noi, e mi fa molto piacere. E la domanda, appunto, come dicevi te, Jacopo, adesso, no? Cioè la persona che lo fa, no? Che lo mette in atto, questo gaslighting. La domanda che mi viene da porvi è: ma se ne rende conto? Cioè la persona se ne rende conto di quello che fa? Anche se magari non sa il termine esatto, gaslighting, no? Perché sta praticando. Ma se ne rende conto di quando dice quelle frasi, no? No, non capisci niente, ma non è così, non è la verità, no? Come lo vive? La risposta per l'esperienza dell'associazione LUI, che è dal 1 gennaio 2013, che eroga un servizio per autori di comportamenti violenti, è no. Cioè, queste persone che accedono al servizio, innanzitutto, talvolta non lo sanno perché accedono. Ora, grazie a Dio, c'è l'articolo 6 del Codice Rosso che implementa, no, questo invio. Però, cioè, se io vado da un dentista, ci vado perché mi fa male un dente, no? E so che mi fa male un dente. Se io vado a questi programmi rieducativi, non so bene che cosa, perché ci devo andare perché non vado in galera. Questa è un po' la sintesi. Ah, ecco. Almeno per l'esperienza nostra. Arrivano da voi, arrivano così, allora? No, arrivano anche persone illuminate, nel senso, cioè persone che ci vedono su internet, o persone che ci hanno sentito parlare, persone che hanno sentito anche trasmissioni come questa, arrivano in maniere più disparate. Ovviamente, essendoci adesso l'articolo 6, c'è un implemento, cioè una crescita di numeri di persone che arrivano attraverso questo canale. Per farvi capire, in America, che lo fanno dagli anni 70, il 70% delle persone che accede a percorsi rieducativi arriva da percorsi legali, quindi appunto c'è un processo in corso. Da noi in Italia, cioè dal 2019 che c'è il Codice Rosso, quindi sì, è abbastanza recente come cosa. Comunque, per chiudere il discorso, per rispondere alla domanda, cioè le persone che arrivano non hanno consapevolezza di che cos'è la violenza. Quando se ne parla dicono, ah sì, l'ho fatto, ah sì, l'ho fatto, ah sì, l'ho fatto, e poi dicono, bene, ora che l'ho fatto, però gli uomini, ma lo fanno tutti di fare così, ma io sono cresciuto così, ma parliamo di loro, ma loro che cosa fanno? Ma perché si parla sempre degli uomini, ma dalle donne? Allora lì bisogna ricentrare il discorso, ed è importante ricentrarlo anche adesso in trasmissione, che la Convenzione di Istanbul ci dice che la violenza non ha sesso, dice che appunto, proprio se non sbaglio nell'introduzione, nella prefazione, è contemplata per uomini e donne, cioè è formulata sia che sia messa in atto da uomini e donna, ma grande quanto una casa, purtroppo, mi dispiace dirlo a tutti i nostri maschietti, le statistiche nazionali, Istat e internazionali ci dicono che questi tipi di fenomeni sono soprattutto ad opera messi in atto da uomini. Pertanto è importante che gli uomini si possano interrogare su questa cosa, perché la violenza è una cosa che ci riguarda e quindi dovremmo un po' fare quella riflessione critica che ha fatto il movimento delle donne dal 67 ufficialmente a venir giù. Quindi quando poi cerchiamo di sensibilizzare su questo, no? Il fatto che sì, ok, sarete cresciuti in un contesto culturale di quartiere che legittimava e che autorizzava e che incentivava certi tipi di comportamenti, non vuol dire che oggi vadano bene, o che vadano bene anche per voi come uomini,
o che vadano bene alle vostre partner o che vadano bene alla vostra prole. Quindi sarebbe importante avviare una riflessione. Che si fa? Si continua a fare così o non si continua a fare così? E quindi questo è un po' tutto il percorso, cioè sensibilizzare su questa cosa. Perché anche una volta vista e riconosciuta non è così semplice ammettere di aver sbagliato e dire ok, è importante che io cambi. Perché, anche perché, ad esempio, questi alcuni fenomeni, ad esempio io ora non parlo più del gaslighting, ma mi viene in mente il catcalling, non hanno tanto un corrispettivo maschile, eh? Quindi è anche difficile avere una percezione del fenomeno dal punto di vista maschile, perché se a me fischia una donna dietro o mi dice dove vai bello, per me è un invito a nozze, nel senso, sì, per alcuni uomini, no? Sì, sì. Quindi la percezione è proprio differente. Non c'è un corrispettivo, perché noi uomini, a mio avviso, viviamo di privilegi invisibili di cui, per i quali non abbiamo fatto nulla per goderne i benefici. Cioè, banalmente, io posso fare delle donne quello che mi pare, nel senso, quanto è più probabile che di notte, se io sono libero di camminare dove mi pare e una donna invece se incrocia un uomo cambia strada, no? Questo è un privilegio, un privilegio invisibile di cui io godo come uomo, ma che non ho fatto nulla per fare. O quanto, no, io posso fischiare dietro una donna, dirgli bella donna, quello che è, o sentirmi legittimato nel dire questa cosa non è successo, ma stai bene, sei di fuori, hai sbagliato, sei impazzita, guarda che ti ricordi male come sempre, no? Sei tu l'errore. Quindi è un po' tutto un sistema che deve essere un po' scardinato, quindi bisogna cercare di fare a più livelli, un po' come una matriosca, sì verso l'autore, ma anche verso tutta la cultura, verso tutte, e anche il quartiere, la famiglia stessa che viene educata in un certo modo. Quindi, cioè, sì, sì, certamente penso che sia anche un fatto culturale, no? Sicuramente, è alla base proprio il problema. Scusatemi, io mi sono dilungato, perché poi quando mi appassiono queste cose vado a dritto. Esatto, no, ma bravo che hai toccato bene, insomma, quello che è anche il tuo lavoro, perché credo sia assolutamente fondamentale. Insomma, gli autori di questi reati poi sono persone che tornano in libertà o restano in libertà, e quindi io assolutamente a chi urla al buttiamo le chiavi direi esatto, siccome si sente spesso dire sono persone che restano, che tornano in libertà, io le vorrei rieducate poi nella società, altrimenti torniamo sempre al punto di partenza. Altrimenti non serve a niente. Esatto, assolutamente. Lo dice proprio la definizione di pena, no? Che ha l'obiettivo di punire o di rieducare. Oh, che bello sentire queste parole. No, è bello anche aver sentito le tue. Grazie. Okay. Quindi apriamo, insomma, anche abbiamo toccato il famosissimo, avevo accennato prima, ma è vero, si ritorna sempre a questi punti fondamentali, quello della prevenzione. Quindi si fa attività per aumentare la consapevolezza sulle radici, insomma, strutturali della violenza, sulle cause, anche le conseguenze, insomma, sensibilizzare poi tutta una serie di soggetti e la collettività. Ma che tipo di prevenzione si potrebbe fare o potrebbe essere attuata? Per esempio, partire dalle scuole? Assolutamente, ma partiamo anche dai media, dalla collettività, insomma, sensibilizzare sulla dannosità degli stereotipi di genere, quindi rinforzare, insomma, tutti gli interventi che possono essere attuati dall'istruzione alla formazione, per promuovere poi una cultura che sia effettivamente fondata sulle pari opportunità. Quindi chiaro, dovranno essere coinvolti diversi attori, dalle scuole, 0-100 anni, l'università, mi viene da dire anche quella della terza età, faccio una battuta, come ha detto Jacopo. Io educare, se mi posso permettere, ecco, credo che il consiglio sia giusto, no, partire dalla scuola, ok, ma come diceva il Movimento delle Donne, proporrei il partire da sé, il privato che diventa politico. Mettiamoci la faccia tutti e tutte, cioè io, Jacopino, se dico queste cose della violenza di genere, devo essere il primo a casa mia a cercare di farlo, o io prima come persona, quando esco e vado nei locali e cerco di avvicinare delle ragazze,
Esatto. Il primo passo, la prima vera prevenzione la dobbiamo fare noi in casa nostra, lavandoci i nostri panni sporchi. Questo è il primo passo. Poi sicuramente le scuole, noi come associazione LUI lo vedete nel sito, cioè proviamo a scrivere degli articoli giusti, sbagliati, ma dove proviamo a metterci in discussione come uomini su degli stimoli che ci arrivano dall'esterno, proviamo a consigliare, guarda quel libro, leggi quel libro, guarda quel film, perché se lo guardi in una certa maniera puoi vedere dei significati. Facciamo degli eventi pubblici, oppure anche questo che stiamo facendo adesso con voi, sì, sì. Progetti nazionali, internazionali, lavori con il web, lavori con le case circondariali, lavori con le scuole di ogni grado e ordine, lavoro con gli uomini, perché noi facciamo, sì, abbiamo detto l'autore, i percorsi rieducativi, ma facciamo anche dei gruppi di autocoscienza maschili, a prescindere che questi abbiano avuto dei reati di maltrattamenti o abbiano usato le mani, dei gruppi per gli uomini che desiderano confrontarsi sulla propria idea di essere maschi. Quindi le idee possono, cioè ce ne sono tante, giustamente anche i media devono avere una sensibilità attenta a che cosa dicono, perché appunto se le parole sono la rappresentazione di quello che si pensa, insomma, una parola può essere piuttosto pesante. Guardiamo ad esempio il gaslighting. Mm-hmm. Quindi i contesti di dove fare prevenzione possono essere in tantissimi, però dobbiamo farli, secondo me, anche in contemporanea, nel senso, non è che mi dedico solo alla scuola, io, Jacopo, devo farlo anche nel mio contesto privato, con eventi pubblici e quant'altro. Basta, mi chiedo perché mi taccio, è meglio. Vorrei fare una domanda io a Sara. Sì? Dunque, Sara, abbiamo visto che il gaslighting è una tecnica, chiamiamola così, una tecnica di abuso più diffusa di quanto si creda, soprattutto nelle relazioni tra partner o comunque tra parenti stretti. Chi si è riconosciuta, magari negli esempi che abbiamo dato anche nella scorsa puntata e nelle descrizioni che abbiamo fornito, che cosa dovrebbe fare? Qual è il percorso che dovrebbe intraprendere nel chiedere un sostegno e nel chiedere aiuto? Io ti risponderei immediatamente che, insomma, se una persona si è riconosciuta nella descrizione che abbiamo fatto, insomma, o al dubbio sul fatto di poter essere vittima di una violenza psicologica, il mio consiglio è quello di rivolgersi a un centro antiviolenza, anche per avere proprio un accompagnamento, un supporto anche dal punto di vista psicologico, per elaborare, insomma, quello che le sta accadendo, per avere il tempo di rendersene conto, di prendersi del tempo per fare scelte, insomma, se proseguire in un'eventuale sede penale contro l'autore, insomma, di queste violenze. In ogni caso, l'importante è che quello che dico io è che se ci si rivolge ad altri soggetti, parlo anche quindi di legali, insomma, avvocati, avvocate o forze dell'ordine, fondamentale è che siano soggetti formati. Quindi il tema della formazione, io ci torno in continuazione, perché è assolutamente imprescindibile, perché tutte le forme di violenza, soprattutto queste più subdole, devono essere riconosciute quindi da questi soggetti. Bisogna avere la capacità di farle emergere, e non sono sempre davvero facili da leggere. Quindi molto spesso, lo sappiamo poi in ambito giudiziario, come vengono declassati anche tanti contesti di maltrattamento in conflittualità tra parte, tra coniugi, non è assolutamente la stessa cosa, e anche Jacopo potrà confermarlo dal suo punto di vista, e quindi invece è proprio importantissimo riuscire a far emergere quando esiste un reato, quando è un reato quello che si sta subendo, insomma. Quindi il mio consiglio è quello, quando si ha bisogno, certo, anche di un accompagnamento, anche dal punto di vista psicologico, sicuramente l'attività dei centri antiviolenza, lo sappiamo, è un'attività assolutamente insostituibile. E mi viene da dire anche, soprattutto in quei casi in cui non si riesce a capire se si sta poi correndo un altro tipo di pericolo, e quindi è molto importante chiedere aiuto, anche per avere consapevolezza di questo aspetto, per non, insomma, avere conseguenze assolutamente ben peggiori. Ricordiamo allora il numero nazionale per la violenza sulle donne, 1522,
vi risponderanno delle operatrici formate che sapranno poi indirizzarvi al centro antiviolenza più vicino a voi, e quindi non esitate a chiamare. Una domanda a Jacopo. Dunque, nel momento in cui si verificano queste situazioni, in cui questo tipo di fenomeno viene perpetrato all'interno della famiglia, i figli e le figlie come reagiscono a questo? Imparano, si fanno un'idea di come devono essere come uomini e donne. Questo è purtroppo, perché molto spesso gli autori di comportamenti violenti lo hanno imparato dai padri, molto spesso. Quindi se io sono in casa e vedo che babbo si comporta così con mamma, mi faccio un'idea di che tipo di donna dovrò cercare o di che tipo di uomo vorrò essere io. Quindi è difficile, cioè se non sono ragazzi o ragazze grandi, sensibilizzati sul fenomeno, è difficile che lo possano comprendere, no? Dire, questa è violenza assistita, No, non funziona così. Anzi, è più probabile che si mettano dalla parte di chi è il più forte o apparentemente sembri il più forte, e quindi si schierino, e quindi anzi, senza volere, possano rivittimizzare, no? La vittima. Quindi è un problema, questo è veramente un problema. Infatti, quando lavoriamo con gli autori proviamo proprio a sensibilizzarli su questo fenomeno, cioè che i loro comportamenti possono avere delle implicazioni, essere da modello, un modello verso i propri figli e figlie. Pertanto, se non vogliono che lo subiscano, che lo facciano nel futuro, è importante che possano diventare dei nuovi modelli o che possano cambiare il proprio comportamento. E questo molto spesso è come dire, il grimaldello che permette di iniziare a costruire una motivazione. Quindi ecco cosa accade, ecco, secondo almeno l'esperienza. Poi, senti, come psicoterapeuta, siccome poi la vittima di abusi di gaslighting ne risente anche in termini di autostima e di sicurezza personale, no? Sì. Anche i bambini e le bambine poi accusano per di conseguenza problemi di autostima? Certo. Infatti anche per la legge italiana un bambino o una bambina che assistono al fatto che Jacopo stia dando uno schiaffo alla propria moglie sono considerati, anche se io non li ho toccati, al pari della mamma che ha subito fisicamente questo comportamento violento. Quindi anche nella violenza psicologica avviene lo stesso. Esatto, in tutte le forme della violenza, no? Nelle quattro forme della violenza questo è. Quindi se loro assistono, ma non necessariamente anche visivamente, ma sono vicini o sentono o che sono considerate vittime di violenza assistita e pertanto al pari di chi ha subito direttamente comportamento violento, e quindi anche hanno delle traumatizzazioni, cioè anche loro presentano poi delle difficoltà psicologiche. Di che tipo? E possono essere più disparate, perché ad esempio i bambini potrebbero a loro volta dimostrare aggressività e metterla in atto, quindi manifestare disturbi della condotta o essere oppositivi provocatori. E quindi se non affrontati rischiano appunto di diventare dei futuri abuser, no? dei futuri autori di comportamenti violenti, perché culturalmente è più legittimato un ragazzino un bambino a manifestare la rabbia piuttosto che altri sentimenti. Una bambina può manifestare dei comportamenti anche disturbi della condotta alimentare o anche di depressione o come dire, le direzioni possono essere più disparate anche in base al contesto in cui uno vive, gli stimoli che uno ha dall'esterno, il contesto, la rete amicale. No, invece prima abbiamo parlato del fatto che sia anche un po' difficile, no? da provare il gaslighting, perché in fin dei conti tutto quello che riguarda la violenza psicologica non ha una trasposizione sul fisico, quindi non è visibile.
è tutto all'interno di un qualcosa di molto nebuloso. Ma come si fa a provare in sede giuridica che si è state vittime di gaslighting? Sì, Serena, qui tocchi un bel punto, perché questo è dimostrare la violenza psicologica è sempre insomma difficile, o spesso difficile. Sicuramente una violenza psicologica potrebbe determinare dei cambiamenti nel modo di vivere, la quotidianità, insomma, della persona. Questo accade soprattutto nello stalking, ad esempio. Insomma, tutti questi cambiamenti nel modo di vivere che siano proprio una conseguenza diretta di una violenza psicologica. E come si può dimostrare? Magari con anche testimonianze, sicuramente, oltre alla parola chiaramente della vittima, che a tutti gli effetti è assolutamente testimone. Oppure mi viene da dire, quando ci sono dei messaggi, assolutamente la conservazione di messaggi, insomma, per provare che c'è una comunicazione sistematicamente denigratoria o offensiva, oppure nei casi più gravi, quindi quando la vittima ha proprio un danno, qua Jacopo avrà visto, insomma, un danno psichico proprio, avere magari una relazione da parte dello psicologo per, insomma, certificare che ci sono delle conseguenze di carattere psicologico piuttosto che fisico, appunto nei casi magari più gravi, che derivano direttamente da queste sistematiche condotte vessatorie o manipolatorie. Però è sicuramente un aspetto molto difficile. Quando non c'è la violenza fisica, quindi quando non ci sono lividi o segni visibili, questo diventa sempre un aspetto un po' complesso. Però a volte può anche capitare che queste cose, quantomeno nei nostri giorni, non vengano solo dette, ma possono essere anche scritte. Capita di sentire che tante coppie continuano ovviamente ad avere discussioni che non sono battibecchi, ma vere e proprie discussioni anche sulla messaggistica istantanea, quindi avere magari, sì. Ecco, quello può servire, quello è utile. Sì, sì, la conservazione dei messaggi, assolutamente, la prima cosa, se ci sono, assolutamente, quello l'ho citato, perché assolutamente è fondamentale. Ecco, anche perché se noi entriamo in un discorso del tipo che l'abusatore non se ne rende conto, quindi non è una tecnica messa in atto con coscienza e con premeditazione, allora sarà probabilmente anche qualcuno che la stessa cosa la scrive anche, ecco, non soltanto la mette lì a voce. No, assolutamente, succede non solo quando non se ne rende conto, ma anche con la convinzione di essere comunque più forte, e che la vittima, che vede debole o di fatto è ridotta davvero ad essere un soggetto talmente fragile, non pensa che possano essere utilizzati in qualche sede. Anche questo succede, quindi messaggi ci sono, e chat di WhatsApp assolutamente, ad esempio, visto che parli di messaggistica istantanea, è frequentissimo che rientrino tra documenti, insomma, in un processo, ecco. Certo, quindi sì, assolutamente. Bene, i contributi che ci avete dato in questa puntata sono stati veramente molto profondi, di un tenore molto alto, e io vi ringrazio per aver partecipato e ad averci dato appunto quella che è la vostra opinione, data dall'esperienza e data dalla vostra professionalità. Dunque, il gaslighting abbiamo visto che appunto è veramente insidioso come forma di abuso, ed è una forma di abuso invisibile, perché rientra fra quelle psicologiche. Credo che la nostra società sia veramente molto richiamata in questo caso a rispondere a quelle che sono le 4P della Convenzione di Istanbul, cioè prevenzione, protezione della vittima, nel perseguire chi agisce questi comportamenti, e con un'intensificazione delle politiche integrate. Vorrei appunto magari pensare di rifare puntate simili insieme a voi due come ospiti, perché mi è piaciuta tanto come quartetto, mi è piaciuto come interazione e come proprio fucina, no, di pensieri. Quindi se voi aveste voglia, io e Antonella siamo, sì, assolutamente... Sì. Pronte a ospitarvi di nuovo.
Beh, che bello, io sono solo contenta. Grazie per l'invito, più che volentieri, insomma, grazie a voi per l'opportunità. Bene, assolutamente. Antonella, siamo giunte alla fine? Alla fine della nostra puntata. Anch'io ringrazio Jacopo Chianpiani dell'Associazione Livorno Uomini Insieme e l'avvocata Sara Spadafora. È stato veramente un piacere di avervi con noi ancora una volta e spero, appunto, come abbiamo detto precedentemente, di avervi ancora per affrontare nuove tematiche sul linguaggio di genere. Quindi grazie. Grazie a voi ancora. Grazie. Saluto anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Spero che sia stata anche per loro una puntata molto interessante, perché ci ha veramente arricchito con tutti i contenuti portati dalla nostra ospite e dal nostro ospite. Io sono Serena Secchi. Io sono Antonella Gorgerino. E questa è Radio Femminile Plurale.